La senti il lupo, Mario e Porcellini. Allora, una pasta veloce. Mario mangia normalmente come mangiamo noi, vero Mario? Però oggi facciamo una pasta ai bambini, facile, buona e di stagione, sempre. Allora, prima cosa, abbiamo gli ingredienti, maccheroncini di Campofilone, i pomodorini, quelli dolci, maturi. Ah, c'è fame, guarda. Poi basilico e aglio. Allora, che facciamo? È facile. Grattugia grossa, pomodoro, mattin, ce ne danno i porcellini e le bucce le butto, se no rischiamo che non se ne mangia. Piano piano, così, eccolo qua, vedete? E questa è solo polpa di pomodoro fresco, profumato di stagione. Allora, vedete come intrattengo Mario? Allora, quei tre porcellini, il pane unto e l'olio, l'olio buono. Eh? Com'è Mario? Il pane? Buono, vero? Senti il lupo cattivo? Attenti, fa niente il lupo cattivo. Allora, ascoltatemi, adesso per lui va bene questo pomodorino, è sufficiente. Che faccio? Non gli faccio vedere perché lui si mangia tutto, però so bene i problemi degli altri, quindi tagliate piccolissimo, piccolissimo, quasi che non si vede il basilico. Guardate come faccio, così. Così, piccolo, 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 piccolo. Io sto usando il coltello di ceramica, così lui nemmeno vede che è scuro, capito? È più chiaro il colore, non si ossida. Vado così, perfetto. Poi si devono abituare a mangiare tutto. Quindi, aglio, lo metto intero, poi lo leviamo dopo. Eccolo qua. Metto un goccio d'olio, quello buono. Qua stiamo a Sonnino. I signori Rossetti. Allora, provincia di Latina, andiamo, gratto un altro po' di pomodoro e adesso buttiamo la pasta veloce, perché c'è lui che c'ha fame, quindi non sapete più che cosa fare, come intrattenerlo, abbaiate, fate il gatto, fate il cane, fate qualsiasi cosa. E allora qua ci sta l'amico mio di Campofilone, Leonardo Carassai. Questi sui maccheroncini ci mettono un secondo, metto metà di questo, eccolo qui. E questo ci mette un attimo a cuocere, proprio un minuto. Giriamo, bene, bene. Come si affaccia al balcone i porcellini, Mario? Mario? Così si affaccia al balcone. Senti, poi ho qui un po' di parmigiano, però non è obbligatorio, perché c'è qualcuno che è allergico al lattosio, quindi tutte queste cose. Io ci metto anche un pizzico, vedete? L'origano buono. Ah, com'è? Vai, ci siamo quasi, Mariuccio, ci siamo quasi, guarda qua che robetta, è cotta. Allora, che cosa c'ha di buono questa pasta? Che si raffredda subito col pomodoro, che è crudo, che è freddo, che non è un sugo riscaldato. Ci vuole un attimo. Guardate che meraviglia, guardate che meraviglia, ragazzi, guardate che meraviglia, che robetta. Levo l'aglio, metto un pizzico di sale, senti la bella fattoria, poco, perché i bambini non mangiano poco, sciapo. Poi parmigiano ci vogliamo mettere? Io ce lo metterei. Mario, sei pronto? Parmigiano, guardate che meraviglia, ragazzi. C'è fame? Allora, ecco qui, glielo mettiamo un po'. Questo qua è quello con i muscoli, ti do quest'altro. Allora, vado così. Un po' di pomodoro buono, 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 fresco. Guardate qua che robetta. Ah. Mario, sei pronto? Fa poi sentire se è caldo ancora. Questo è per lui, sentiamo per me. Assaggio, proviamo. Tigre. Sei pronto? Vai. Allora, guarda, facciamo così, guarda. Un attimo, guarda, vieni qua, Mario, guarda. Com'è Mario? Buona? Allora, questa è un esempio di una pasta veloce, fresca, buona, di stagione. Ma che ce l'ho? E facciamo noi queste cose. Un bacio e un abbraccio a tutti i bambini che ci seguono. Saluta Mario!
Mario, lo so che stai occupato, sei venuto un po'. È occupatissimo. Com'è, amore? Facetta papà? Niente, va bene. Saluta? Oh! Saluta, madonna, niente, non mi vede proprio. Ciao a tutti quanti, da casa Mariola. Vi è piaciuto questo video? Certo che sì, era bellissimo. Quindi iscrivetevi al mio canale, così non vi perdete mai più un mio video. E poi commentate, che mi fa impazzire rispondere ai vostri commenti. E poi i like. Oh, e dopo se la mossa questi like. Un bacio e un abbraccio a tutti. Muah.